È inspiegabile, inopportuno ed ingiusto l'atteggiamento della banca tesoriera della provincia, che tiene bloccati i conti dell'ente ed impedisce ogni operazione, compresa l'erogazione degli stipendi dei lavoratori. I lavoratori sono stanchi ed esasperati dall'atteggiamento del Monte Paschi di Siena. Molti non solo non riescono più a sbarcare il lunario, ma neanche a coprire le spese per raggiungere il posto di lavoro. Eppure, l'esasperazione non frena la disponibilità dei dipendenti della provincia, che anche oggi hanno scelto la via della mediazione piuttosto che esasperare la protesta. Da parte vostra, ancora una volta, un gesto di disponibilità. Sì, uno dei tanti gesti di disponibilità che abbiamo fatto. Noi praticamente avanziamo 4 mensilità, stiamo maturando la quinta. Abbiamo chiesto al prefetto, che è venuto qui in provincia martedì scorso, un incontro come dipendenti. Stamattina, visto ancora questo immobilismo, questo ostracismo da parte della banca della Montepaschi, che non vuole attivare l'anticipazione di cassa, continua a prendere tempo e non ci consente di recuperare questo minimo soldi per questa somma per avere la tredicesima, siamo tornati ad occupare la presidenza. Il presidente e il segretario hanno fatto una lettera al prefetto comunicando questo nostro stato d'agitazione. Siamo arrivati allo stremo, molti hanno minacciato di andare in banca e fare anche là azioni abbastanza forti, però la protesta è rientrata grazie a questo intervento del presidente e del segretario che hanno scritto, e grazie soprattutto al fatto che il prefetto ci ha convocati lunedì mattina alle 12 presso la prefettura, incontrerà noi dipendenti e avremo modo in quell'occasione di parlare con lui, di spiegare quali sono le nostre problematiche relativamente a questo discorso della mancanza di stipendi, e perché appunto si attivi soprattutto il governo, perché è da là che noi aspettiamo le risposte più importanti dal ministro degli interni, dal ministro Minniti, che ha promesso di riceverci e che può sbloccare finalmente definitivamente questa situazione sia con la banca sia dal punto di vista economico per la provincia. Noi, ripeto, siamo ritornati nei nostri uffici, continuiamo a lavorare, non abbiamo mai smesso di fornire il servizio al pubblico, però in certi momenti la esasperazione diventa veramente troppo grande, non si può continuare in questo modo. L'8 marzo in gran parte del mondo si celebra la Giornata Internazionale della Donna, istituita per ricordare le conquiste politiche, sociali ed economiche delle donne e i soprusi subiti nei secoli. Sono molti gli avvenimenti che dall'inizio del Novecento hanno portato alla lotta per la rivendicazione dei diritti delle donne e all'istituzione della Giornata Internazionale. Il primo evento importante fu il 7° congresso della Seconda Internazionale Socialista, svoltasi a Stoccarda, dall'8 al 24 agosto del 1907. Durante questo congresso si discusse della questione femminile e del voto alle donne. I partiti socialisti si impegnarono a lottare per riuscire a introdurre il suffragio universale. Dall'altro capo del mondo, il 3 maggio del 1908, Corinne Brown presiedette la conferenza del Partito Socialista a Chicago, che venne ribattezzata Woman's Day, durante la quale si parlò dello sfruttamento dei datori di lavoro nei confronti degli operai, della discriminazione sessuale e del diritto di voto. 9 mesi dopo, il 23 febbraio del 1909, proprio negli Stati Uniti, si svolse la prima giornata della donna. Da allora sono state organizzate molte altre giornate dedicate ai loro diritti, fino all'8 marzo del 1917, quando a San Pietroburgo le donne manifestarono per chiedere la fine della guerra. In seguito, per ricordare questo evento, durante la seconda conferenza internazionale delle donne comuniste che si svolse a Mosca nel 1921, fu stabilito che l'8 marzo fosse la giornata internazionale dell'operaio. Per altri, questa data invece sarebbe legata alla morte di 129 operai di un'industria di New York, che l'8 marzo del 1908 rimasero uccisi in un incendio, mentre protestavano per le condizioni di lavoro indegne a cui erano sottoposte. La prima giornata della donna in Italia si svolse il 22 marzo del 1922. Solo dal 1944 l'Unione Donne Italiane decise di celebrare l'8 marzo la giornata della donna nelle zone liberate d'Italia e dal 1946 introdurre la mimosa come simbolo di questa giornata, perché di stagione è poco costosa. A Vibo Valentia si è voluto parlare della condizione della donna sia grazie a un'iniziativa della Proloco, organizzata al sistema bibliotecario vibonese insieme alla Polizia di Stato, a Libera e all'Associazione Da Donna a Donna, e poi anche al Centro di Aggregazione Anziani, grazie alla collaborazione dell'Unione Italiana Ciechi. La donna deve essere considerata come persona in tutti i suoi aspetti, e questo è un elemento che deve essere diffuso, ecco, fra le persone come concetto. Non dobbiamo considerare le persone fatte da parti, da porzioni, ma la donna non deve essere più un oggetto, ma deve essere una persona rispettata nella sua totalità. Questo vale per tutti. Questo percorso non inizia da un giorno all'altro, un percorso che, se parliamo di prevenzione, comincia da piccoli, comincia da subito, per cui la scuola, la famiglia, sono
direttamente coinvolte in questa cosa, perché il cambiamento culturale, sociale non può avvenire se non vengono coinvolte tutte le agenzie educative possibili, perché la donna è una persona che va rispettata al 100% in tutti i suoi aspetti, tutti i suoi aspetti, quindi diventa necessario un cambiamento profondo, profondo, pensato, fatto di percorsi, di progetti all'interno della scuola, fatto di parola, di condivisione, di comunicazione all'interno della famiglia, fatto anche di cammini finalizzati a dare a tutte le emozioni possibili, comprese la rabbia, una giusta definizione e una giusta via di espressione, un'adeguata via di espressione, perché è chiaro che la donna, quando viene, diciamo così, maltrattata, è anche vittima di qualcuno che non sa fare diversamente, cioè non sa trasmettere, dire io sono arrabbiato in altri modi. Si possono dare dei suggerimenti, sicuramente si possono organizzare dei momenti di riflessione nelle scuole, si possono organizzare dei momenti di riflessione per le famiglie nelle parrocchie, nei luoghi dove le famiglie ci sono, e sicuramente questi momenti di riflessione è necessario crearli. È necessario fare un'azione capillare, e dai più piccoli ai più grandi. Noi abbiamo affrontato il problema del bullismo oggi, ma dietro un figlio bullo sicuramente c'è un padre che comunque ha incrementato, ha sostenuto questa situazione e questo atteggiamento di bullismo. E il figlio bullo poi sarà il violentatore, il tossico e comunque il ragazzo disagiato nella società. Perfetto, grazie. Come si esercita la giustizia? Soprattutto cos'è la giustizia? Qual è il confine e come comprendere tutto ciò? Come farlo capire ai giovani, agli studenti? La lettura dei classici, la letteratura e la strada per la comprensione. Il liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia lo attua attraverso l'analisi dell'opera che più di tutte fonda il concetto moderno di diritto. L'Orestea di Eschilo è la trilogia tragica che segna una svolta nel modo di concepire la giustizia, rappresentando un passo in avanti fondamentale verso una cultura più umana che si libera dalle scorie di una visione primitiva. Una lunga storia di vendette, tradimenti e rancori che si consuma dietro la necessità di affermare il concetto di giustizia. E così, tra un'analisi del testo, una ricostruzione storica, che la rappresentazione teatrale preparata dagli studenti, ci si è potuti confrontare, presente anche un magistrato, Giuseppe Ottavio Cricenti, per analizzare il significato profondo della trilogia eschilea che segna il passaggio dalla giustizia tribale alla giustizia dialettica. Incontri come questi, con la presenza di tanti ragazzi, che valore dare? Danno un valore all'attualità del mondo classico, il mondo classico che ancora ci interroga, e soprattutto la decodifica del passato ci può aiutare ad interpretare il presente. È per questo che noi abbiamo scelto questa tematica dell'Orestea, perché la giustizia è la nascita della giustizia. L'Orestea è l'opera tragica che è forse più di ogni altra legata alla nascita del diritto. Questo concetto riportato ai giorni nostri e all'esperienza che i ragazzi vivono nell'attualità. Questo concetto fa capire ancora di più ai ragazzi quanto i valori del mondo antico siano poi in realtà non negoziabili, siano assoluti e devono essere i valori anche del presente. Parlare di giustizia dialettica, in che senso? Come giustizia dialettica? No, beh, in questo contesto ha un senso, perché letteratura e diritto hanno in comune la dialettica, cioè l'uso di... sono entrambe delle narrazioni, hanno in comune argomenti che servono per una trama narrativa. L'evoluzione del senso e del valore della giustizia nella storia ai giorni nostri. Ma qui ci occupiamo del passaggio dalla vendetta alla giustizia amministrata dallo Stato. Non è detto che non ci siano anche oggi forme civilizzate di vendetta moderna, che l'attuale assetto della giustizia sia nient'altro che una vendetta legalizzata, in molti casi si può dire. I limiti della giustizia poi si vedono in vicende come quella di Vasto? Beh sì, certo, la giustizia è un atto umano e quindi ha i limiti che ha l'uomo, i suoi mezzi e le sue possibilità di conoscenza. Siamo all'interno di un liceo classico con tanti ragazzi che ci ascoltano, quale messaggio poter dare loro?
Ma il messaggio è probabilmente quello di evitare soluzioni assolute e cercare la ragionevolezza, che poi forse è il senso della giustizia moderna. C'è voglia di teatro in città e lo si capisce innanzitutto per le tante presenze soddisfatte alla stagione organizzata dal direttore artistico Maria Teresa Marzano, e si conferma con il proliferare di compagnie amatoriali la cui qualità è sempre elevata. Questa voglia di teatro si concretizza ora con l'allestimento di una stagione parallela interamente dedicata al teatro amatoriale grazie all'iniziativa della WILT, associazione che in tutta Italia raggruppa ben 800 compagnie amatoriali, di cui 24 sono in Calabria. La nuova stagione è stata presentata ufficialmente alla presenza del presidente regionale WILT Gino Capolupo e della presidente provinciale Giusy Fanelli. Si comincia venerdì e si andrà avanti fino al 24 maggio con ben 11 rappresentazioni. Vibo Valencia rappresenta l'avamposto di una programmazione che la WILT intende ripetere anche a Cosenza e a Chiaravalle. La stagione la si è voluta intitolare Tutti a Teatro, non solo perché i gruppi amatoriali offrono a tutti di potersi cimentare con questa forma d'arte, ma anche perché i costi, davvero bassi, consentono a tutti di assistervi. 45 euro l'abbonamento per vedere tutti gli 11 appuntamenti, 8 euro la singola rappresentazione. A Vibo Valencia in modo particolare c'è la presenza di molte belle compagnie che fanno teatro con tanti sacrifici, perché poi, come sapete, a Vibo Valencia abbiamo il problema di dove rappresentare, perché siamo una bella città dove c'è molto movimento, dove c'è tanto teatro, tanta gente che fa teatro, però abbiamo pochi luoghi che sono idonei a rappresentare, a fare teatro. Quindi c'è un bel movimento che la WILT Calabria cerca di raccogliere e di incentivare, portando il teatro un po' dappertutto. Dove è possibile portare teatro? Noi il teatro lo portiamo nelle piazze, il teatro lo portiamo in luoghi che non sono proprio luoghi teatrali. Però noi ci adattiamo e riusciamo a fare spettacoli anche in palestre, in luoghi dove si può fare teatro, e noi lo facciamo. E vogliamo fare teatro perché vogliamo portare avanti il nostro teatro, anche perché noi abbiamo una caratteristica particolare che è quella di portare il teatro calabrese. La maggior parte delle nostre compagnie recitano in vernacoli, in dialetto e presentano dei lavori anche di autori calabresi. Il nostro teatro, che è così tanto poco conosciuto, noi cerchiamo di farlo conoscere, di portarlo a conoscenza appunto di un maggior numero possibile di persone.